C'è una frase del coaching che dice: prendi il controllo del tuo inconscio, altrimenti sarà lui a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. I nostri ragazzi hanno preso in mano la propria vita e per inseguire il loro sogno sono pronti a confrontarsi con se stessi e non solo in campo. Quante volte ve l'hanno detto? Di non trovare scuse, ok? Ma il problema non sono le scuse, là ci arriviamo un po' tutti. Io vi dico una cosa un attimino diversa, vi dico di fare attenzione a non far diventare le scuse ragioni. Non sono in grado di vincere questo genere di categoria, in questo tipo di concorsi vado sotto pressione, bla bla bla, insomma. Quando diventano ragioni, anche le persone intorno a noi, invece di darci un calcio nel sedere benefico, cioè vai, provaci, ci iniziano a dare una pacca sulla spalla e dire: cosa dicono? Hai ragione. Crescita personale. Alla base ci deve essere quello. Prima di arrivare alla performance, che poi scopriremo è la cosa più banale, perché è semplicemente qualcosa che noi andiamo a fare, bisognerebbe lavorare su quello. Crescita personale e relazione. È fondamentale il modo in cui vi relazionate con i cavalli, in genere il modo in cui vi relazionate anche con le persone e con la vita, in genere. Sono rari i casi in cui nella vita siete in un modo e poi a cavallo siete in un altro. La qualità della vostra vita e delle vostre performance dipende dalla vostra capacità di gestire le emozioni. È proprio un'equazione. Se non siete in grado di gestire le emozioni, la qualità della vostra vita e di conseguenza la qualità della vostra equitazione, perché se uno non è felice non può fare un'equitazione di alto livello, dipende dalla gestione delle emozioni. Solo noi possiamo generare le emozioni. Nel momento in cui, proprio nel momento esatto, tu scegli il significato di quella situazione, stai generando il tuo stato emotivo.